Ciao, namaste. In questo nuovo video voglio mostrarti una posizione semplice ed abbordabile da chiunque per aprire in delicatezza le nostre anche e il nostro bacino, ovvero Sushinandrasana, meglio conosciuta come la posa della cuna del lago. Sempre in questo video troverai anche un'opzione un pochino più avanzata, per cui quando proverai assicurati che il tuo corpo sia ben riscaldato e se senti eccessivi disagi evita di praticarla. Questa posa si chiama Ardha Padayanasana, ovvero la posizione parziale del cavallo, e si tratta di un'asana che prendiamo in prestito sempre dallo yoga Ratna, di cui ti ho mostrato già altre posizioni che troverai qui in alto a destra e sotto nell'info box. Per quest'ultima opzione avanzata, assicurati anche di avere vicino a te un cuscino o magari una coperta che potrai mettere ripiegata sotto una delle due ginocchia che rimarranno a terra per evitare di sentire eccessivi disagi. Spero veramente che questo video ti piaccia, se sì non esitare a lasciare un bel like o ad iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Buon Sushinandrasana a tutti, namaste! Dopo esserci sistemati con la schiena a terra, solleviamo la gamba sinistra flettendola e facendo attenzione che il ginocchio sia in linea con l'anca. Espirando, porto la caviglia destra sul ginocchio sinistro, pongo bene il piede a martello e spingo leggermente il ginocchio destro lontano da me. Vado poi ad incrociare le mie mani dietro la coscia sinistra, all'espiro fletto le braccia, avvicino le cosce, all'inspiro lascio andare. Mi assicuro che il mento sia rientrato e ripeto questo movimento per tutte le ripetizioni di cui ho voglia e di cui mi fa piacere. Piano piano riporto entrambe le piante di piede a terra, vado a sistemare la caviglia sinistra sul ginocchio destro, spingo leggermente il ginocchio sinistro lontano da me, poi solleverò il piede destro, incrocerò le mani dietro la coscia destra ed espirando come prima vado a flettere le braccia facendo attenzione di spingere con il gomito sinistro la coscia sinistra lontana da me ogni volta che fletto le braccia e poi inspirando lascio andare e allontano un pochino la coscia destra. E questa è la Sushirandrasana. Vediamo ora la versione un pochettino più avanzata, secondo lo Yoga Ratna, di Ardha Vatayanasana, ovvero la posizione parziale del cavallo. Recupero il cuscino o la coperta che andrò a sistemare sotto il ginocchio che rimarrà a terra. Poi, aiutandomi con i polpastrelli delle dita a terra, vado a sistemare la caviglia opposta, in questo caso la mia caviglia destra, davanti al ginocchio sinistro. Piano piano, ispirando, torno su, risistemole anche in linea, porto le mani in Angeli Mudra di fronte allo sterno, chiudo gli occhi e resto respirando calmamente per qualche istante in questa posizione. Per uscire, riporto i polpastrelli delle mani a terra, sposto le mani leggermente in avanti e riporto il mio ginocchio destro nella sua posizione. Vediamo la stessa posa anche da un'altra prospettiva. Quindi sistemo bene la caviglia, in questo caso la mia caviglia destra, di fronte al ginocchio sinistro e piano piano salgo su. Se sentiamo troppa tensione ai lati del ginocchio, evitiamo di praticare questa posizione perché evidentemente stiamo sforzando troppo i collaterali o i crociati del ginocchio. Spero veramente che questo tutorial ti sia stato utile. Grazie per avermi seguito. Namaste!